modo è un esercizio che deve determinare, chiede determinare il luogo geometrico dato da questa espressione in cui abbiamo dei numeri complessi. Cominciamo innanzitutto a scrivere il testo dell'esercizio in modo corretto. 7 modulo per i meno 2 uguale all'immaginario di z più 2 tutto coniugato. Allora, cominciamo a scrivere in forma algebrica i nostri numeri complessi che abbiamo all'interno, x più y, potete usare anche b al posto di x e y, non importa. Insomma. Allora, questo qua sarebbe radice quadrata, tutto quadrato per i, parte reale x meno 7 al quadrato più parte immaginaria che resterà solo la y se voi sviluppate qua il conto, ok, uguale all'immaginario di x più i di y più 2, tutto coniugato. Parte reale di. Questa array davanti vuol dire parte reale di quello che c'è all'interno della parentesi, chiaramente. X più i di y, uguale radice al quadrato, va via, eh? Sarà più x meno 7 al quadrato più y al quadrato, il tutto per i. Uguale all'immaginario di che cosa è coniugato? Beh, il coniugato sapete che è x meno i di y, cioè parte reale meno i per la parte immaginaria. Quindi la parte immaginaria è y, quindi parte reale meno la parte immaginaria. Bene, adesso è tutto molto semplice perché? Perché vedete che avete questa qua, che, cioè la y è moltiplicata per i, quindi immaginario, no? Parte immaginaria. Tutto questo è reale, viene moltiplicato per i, quindi è tutto immaginario, eh? Vi resterà a sinistra la x, cioè la parte reale di tutto questo, di questa espressione è solo la x. Quindi avremo x uguale. La parte immaginaria di questa espressione che cos'è? Beh, è solo la y che moltiplica la i, quindi avremo meno, la meno, scusatemi, e la y, meno y. Quindi y uguale a meno x. Beh, facilissimo, eh? Cosa rappresenta questa espressione? Cioè, che curva è y uguale a meno x? Beh, lo sapete benissimo tutti, è la bisettrice del secondo e del quarto quadrante. Quindi il luogo geometrico rappresentato da quell'espressione è la bisettrice del secondo e quarto quadrante.